Allora, onorevole Nevi, no? Ci vogliono ovviamente soldi, perché tanto per la sicurezza sul lavoro ci vogliono soldi, inutile dirlo. C'è anche questo tesoretto dell'INAIL, si parla di 40 miliardi e però per motivi burocratici non si riescono a spendere. Cioè, è possibile? Cioè, attingiamo da là. Beh, 40 miliardi no, perché com'è? Sarebbe diciamo una finanziaria. No. Forse è più di una finanziaria. Le confermo, perché 6 anni fa c'era lo stesso problema con 32 miliardi e quel tesoretto dell'INAIL lì viene inserito non si sa dove, in quale cassetto, e nessuno riesce a utilizzarlo. Quando c'erano molto prima di Draghi e molto prima di Conte. Guarda, anch'io sono un po' fissata con i numeri, è un po' una mia malattia. Cioè... Va bene, però, spendiamoli per questo. C'è un tema di risorse. Si chiamano riserve tecniche, queste linee. E per questo non si possono toccare, capito? Okay. Vabbè. Però ecco, non è solo un tema, io penso, di risorse, purtroppo, perché sennò sarebbe più facile da risolvere la questione. È un problema di controlli, sì. È un problema di tecnologie da impiegare che sono molto, molto importanti. Guardate che noi, attraverso le nuove tecnologie, attraverso nuovi dispositivi, possiamo risolvere moltissime problematiche e ridurre drasticamente il pericolo. C'è un problema di formazione che è essenziale, fondamentale. C'è un problema anche di innalzamento della cultura della formazione. Noi vediamo in alcune zone del nostro paese, come avviene in alcune zone del mondo, non ne parliamo, ci sia un livello di cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro molto più basso rispetto ad altre zone. Basta vedere le morti, infatti. Basta vedere le morti. Guardi, esatto. Quindi noi dobbiamo investire su una molteplicità di strumenti, di fattori che sono alla base dell'innalzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro.